andiamo a conoscere gli ultimi cuccioli abbandonati e portati qui sul canile di Ginosa. Mi hanno detto che sono bellissimi. Dove si sono nascosti? Eccoli qui! Come sono piccoli! Voi state buoni! Vediamo! Chi sono questi piccoli? Vediamo! Usciamo fuori! Un cucciolo alla volta! Altrimenti non li hanno paura! Vieni piccolo, vieni, dai! Vieni qua! Ecco qua! Che cos'è questa meraviglia? Che cos'è? Meravigliosa! Una femminuccia! Un'adorabile femminuccia! Quanto avranno? 30 giorni e meno, amore! Bellissima! Pezzata bianco-marrone! Meravigliosa! Poi chi trovo più qui dentro? Chi c'è? Ecco qua. Cos'è questo? Cos'è questa meraviglia qui? Un maschietto bellissimo. Bellissimo. Tutti arruffati come pelo. Tutta l'erbaccia. Aspetta, non andare con i fratellini, che devo scegliere qualcun altro. Chi più abbiamo qui? Aspetta. Un altro maschietto, bianco arancio, che meraviglia. Qui. Vai qui. Aspetta. Poi. Chi c'è qui? Oh, dai, non avere paura. Mamma mia, che meraviglia questo peluccio! Un maschietto meraviglioso! Un maschietto! E lui è il più timido di tutti. Vediamo. Non avere paura, mamma. Ti ho preso piano, non ti faccio del male. Una femminuccia ricciolina tutta bianca. Questi cuccioli hanno una triste storia. Sono stati abbandonati in una pinetina di Contrada Palombaro a Ginosa. Il giorno prima ci avevano segnalato appunto 5, loro sono 5. Una signora amante degli animali ci aveva detto di andarli a prendere, ma era notte e non potevamo recarci subito. Dovevamo recarci l'indomani. La mattina seguente però si è presentato in canile un signore con un cartone con dentro 4 cuccioli. E di questi, quando ci ha spiegato dove li avesse trovati, noi abbiamo associato il posto e abbiamo capito che si riferiva proprio allo stesso luogo dove ci avevano segnalato i 5, ma lui ne aveva portati solo 4. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo riflettuto, abbiamo pensato che molto probabilmente lui aveva trovati solo 4. Siamo andati per fortuna a verificare e infatti, dopo tanto cercare e chiamare, a un certo punto abbiamo sentito raspare sotto di noi e c'era un cucciolo tutto solo, un cuccioletto che sarebbe morto se non ci fossimo recati a cercarlo. Che fortuna che ha avuto questo cucciolo e meno male che noi abbiamo potuto salvarlo. Ecco, questo è il cucciolo che è stato trovato per pura fortuna in un secondo momento, andando a cercare sul posto, un maschietto, un angioletto fortunato. Adesso auguriamo a tutti questi cuccioli di trovare fortuna nella vita, delle bellissime famiglie che li amino come figli. Ciao piccolo, come siamo felici di averti salvato. Un bel cucciolo. Ora ti rimetto con i fratellini, siete ancora troppo piccoli per essere adottati, dovete fare ancora i vaccini, ma non vi preoccupate, qui c'è la dottoressa che vi visiterà, non avere paura. Ecco qua, state tutti insieme al calduccio e non abbiate paura. Ciao piccoli, ciao.